Pomeriggio a tutti, ben ritrovati a Io l'aperitivo lo faccio a casa. Mentre aspettiamo che i nostri amici ci raggiungano, possiamo iniziare un po' a rilassarci perché è venerdì e vedo che già la persona che sarà con noi è già pronto per entrare in diretta. È un barman cagliaritano che si è trasferito a Milano per inseguire la sua passione per la miscelazione, un inseguimento che ha avuto un grande successo, tanto è vero che da 3 anni è bar manager del The Spirit, un locale milanese che molti di voi conosceranno, che si trova in Porta Romana. Lui si chiama Carlo Simbula e vediamo se ci raggiunge. Vediamo un po', Carlo, dovrebbe esserci. Oh, eccolo qua! Ciao Carlo! Come stai? Io bene, tu? Bene, bene. Ora che posso nuovamente varcare il portone del The Spirit sto un po' meglio, non te lo nascondo. Ecco, quindi sei di nuovo nel... Come potete vedere alle mie spalle sono circondato dalle bottiglie del The Spirit, ovviamente. Niente, un po' come tutti i locali di Milano, piano piano stiamo riprovando a rimetterci in sesto dopo quello che ci ha colpito. Certo. E quindi voi avete aperto, ma solo come? Allora, sì, abbiamo aperto giovedì solamente con un servizio di takeaway e delivery. Ok. Quindi diciamo che abbiamo praticamente studiato una collection di cocktail che abbiamo chiamato Eyeball Collection, che più o meno vanno a ricoprire tutti i gusti che possiamo produrre al bar, in modo che tutti i clienti possano essere soddisfatti. Sono dei cocktail che appunto serviamo, che imbottigliamo e serviamo al momento al cliente che ce lo richiede, che sia di passaggio oppure che tramite i social riesca ad ordinarli per una spedizione a casa. E niente, guarda, ne ho uno qua alle spalle, te lo faccio vedere. Ok, ecco, la bottiglietta, perfetto. Esatto, e voi la bottiglietta dite... che ho appena imbottigliato con etichetta annessa, che ci preoccupiamo di portare al domicilio del cliente oppure al passante che ce lo richiede. Ok, benissimo. Allora, però noi adesso invece siamo a casa. Io a casa è venerdì, ho bisogno di rilassarmi. Tra l'altro noi redattrici arriviamo da una settimana molto impegnativa perché abbiamo chiuso il numero di giugno e la prossima settimana tutti in edicola ad acquistarlo. Quindi abbiamo bisogno di prepararci 2 ottimi drink. Quindi guidaci tu nella preparazione. Questa volta mi sono portata un po' avanti perché... Se avete seguito le nostre storie, se io ho fatto dei piccoli passaggi perché in effetti c'era un po' di lavorazione, ma noi adesso faremo tutto dall'inizio e utilizzeremo, oltre agli ingredienti classici di un cocktail, anche un ingrediente che spesso viene un po' sottovalutato, no? Assolutamente sì, utilizzeremo un ingrediente che è molto importante nelle case di tutti e in tutti i bar, per fortuna, ed è l'acqua. Ecco. In questo caso faremo un classico, anzi, o meglio, non un classico Bloody Mary, ma il fine è proprio quello di avere l'aroma di pomodoro e poi il distillato che scegliamo noi. Noi oggi abbiamo scelto del gin, una variante di un Red Snapper. Per dare un piccolo cenno storico sul Bloody Mary, le prime ricette nei libri le troviamo negli anni 20, a partire dal 1920. Era un drink nato originariamente all'Harris Bar di Parigi e poi via via corretto e rivisto, magari sono state aggiunte col tempo delle speziature fino alla versione che conosciamo noi, che presenta appunto succo di pomodoro, vodka nella versione classica, appunto i vari condimenti che sono sale, pepe, salsa Worcestershire e tabasco e un goccio di agrume. Noi per oggi ne facciamo una versione un po' più particolare dove appunto utilizziamo 200 ml di acqua. Ok, e allora dimmi bene, lo mettiamo direttamente nel frullatore, nel bicchiere del frullatore.
Ok, comunque intanto ti dico che passano dei commenti, a parte delle mie colleghe redattrici che dicono finalmente l'aperitivo del venerdì dopo la chiusura del numero, ma tutti che dicono che è perfetto per inaugurare il weekend in Brasile. Quindi andiamo. Ok, allora. Allora, diciamo, abbiamo messo nel frullatore 200 ml di acqua. Io ovviamente uso essendo al bar, posso usare delle proporzioni, delle porzioni un po' più abbondanti, Sì. e utilizzo 500 grammi di pomodorini. Oggi il nostro fruttivendolo ci ha portato quelli, i pomodorini da terino, ma se a casa avete i pomodori ramati o quelli sardi, meglio ancora. Adesso, Sardi, non mi sono preparata, però devi... No, ho questi. Quelli Facciamo... vanno benissimo. Dai. Ok. Dicevo, 500 grammi di pomodoro, aggiungiamo 10 foglie di basilico. Ok. Eccole qua. Dopodiché ci sono degli ingredienti un po' più particolari per un Bloody Mary. Iniziamo dall'aceto, che io ho già L'aceto. nella porzione di 100 grammi. All'interno di questo bicchierino che verso, che mi aiuterà a dare prima di tutto la nota appunto acida al drink che io vado a ricercare. Sì. E dopodiché mi consentirà, assieme all'acqua, di dare una notevole diluizione al frullato, perché Non piace l'aceto, il succo di limone potrebbe andare bene o no? ma allora il succo di limone è forse un po' troppo acido rispetto all'aceto, quindi andrebbe dosato sicuramente in parti inferiori. Ok. Ok, Però allora niente, andiamo col... bisognerebbe, perché si può Io però sperimentare di vino cose. bianco. Ce l'ho... L'aceto di vino bianco va benissimo. Ok. Dopodiché dobbiamo anche dargli una nota dolce e mettiamo dello zucchero Ok. classico. Io ne metto, stando alle mie proporzioni, 100 grammi. Un cucchiaino di salsa di soia, se l'avete a casa. Sì. Io ho questa qua. Un cucchiaino. Ora. Ah, vedi, chiedono che tipologia di aceto utilizzi. Quindi aceto di vino rosso tu hai usato. Utilizzato aceto di vino rosso, però è chiaro che se a casa abbiamo il bianco va benissimo, le differenze sono davvero sottilissime. Dopodiché io metto 2 cucchiai praticamente da tè di curry in polvere. È sempre una nota piccante e speziata, gliela diamo anche con il wasabi in polvere, sempre un cucchiaino da tè. Allora, io il wasabi non l'ho trovato in polvere, ho trovato quello in pasta. Va benissimo, sempre una noce, ti direi, per usare un termine culinario. Ok, va bene. Perfetto. Così. Ok. Dopodiché possiamo aggiungere un classico pizzico di sale e una grattata di pepe. Ah, ecco, la grattata di pepe. Devi sapere che ci sono delle persone che ci seguono che sono appassionate di pepe e allora tutte le volte mi chiedono se si può concludere un cocktail con una macinata. In questo caso è perfetto. Assolutamente sì, assolutamente Bene. sì. Ok. Dopodiché, questo è chiaramente a gusto personale, io utilizzo anche 2 chiodi di garofano, che a seconda del fatto che si voglia riutilizzare o no la parte, che poi andremo a filtrare, quindi la parte solida del nostro frullato, perché noi, Ok. come ho detto prima, faremo solamente Sì. un'acqua spezzata di pomodoro. Se abbiamo intenzione di non usarla, mettiamo dentro 2 chiodi di garofano e poi facciamo frullare. Diversamente, se poi vogliamo utilizzarla, non so, per fare una cialda essiccata oppure aggiungiamo un po' di zucchero, ci facciamo una marmellata e poi magari Ah, condire ecco, con qui l'aperitivo. diciamo con quello che in teoria non serve per i cocktail si possono fare delle Esatto. altre cose. Quello che raccoglieremo all'interno del filtro lo potremo utilizzare in qualche in sbagliata Ok, maniera. benissimo.
Perfetto, ora questo deve essere frullato Frullato. 30 secondi, un minuto, in modo che sia ben amalgamato e ben spezzettato. Dopodiché procediamo con due passaggi. Un primo filtraggio grossolano, quindi lo facciamo passare all'interno di un colino abbastanza capiente come quello che ho io, o meglio ancora in un cheesecloth, che è un filtro per fare il formaggio con le maglie sottilissime, quelli Tipo che una retina. alle volte, esatto, sono di tessuto piuttosto che di plastica molto, molto sottile. Ah, ok. Quindi tipo quella della ricotta si potrebbe usare? Sì, certo, Ok. assolutamente sì. Allora, io ovviamente, essendo che questi passaggi sono un po' lunghi da eseguire sul momento, qua ho il mio preparato, poi lo frullerò, ma in realtà ho già la mia acqua di pomodoro Pronta. imbottigliata. Allora, io faccio vedere invece la frullato viene una consistenza tipo Sì, semisolido. abbastanza fine. Sì, molto cremosa, con delle parti solide, ovviamente. Ecco, e io l'ho messa a filtrare in un bicchiere con un colino da tè e poi non avevo Esatto. la carta da filtro, ho usato la carta da Secondo cucina. passaggio può essere quello di utilizzare o un panno bianco pulito, ovviamente, per metterci sopra, diciamo, il nostro contenuto in modo tale che filtri goccia per goccia. E come vedete, nel fare questo passaggio abbiamo anche un cambio di colore, nel senso che i pigmenti di colore restano attaccati al panno. Quindi il nostro Ecco, pomodoro, che prima era così, diventa adesso ci dà un succo esattamente paglierino, no? sì, ok. Poi un altro passaggio fondamentale, ovviamente, deve essere l'assaggio di quest'acqua, perché ovviamente i pomodori sono sempre diversi tra di loro. Non è detto che rilascino una quantità di liquido uguale tra di loro. Giusto. Inoltre, si assaggia, e nel caso fosse un po' troppo spinto a livello di spezie e di acidità, possiamo diluirlo ancora con dell'acqua. Io in questo caso utilizzo l'acqua Valverde perché è quella che mi dà una nota minerale assolutamente bassa rispetto alle altre. Non essendo ricca di minerali, non va a correggere in qualche modo il mio drink. E diciamo che per me, in questo caso, è l'acqua ideale. Sì, perché è molto delicata Esatto, come. molto delicata, molto neutra. Ok. Diversamente, nella versione frizzante, Sì. la utilizzo al bar come soda, proprio perché ha una gassatura molto importante. Oltretutto è anche l'acqua che utilizzo a casa. Ah, ecco. Ma però scusa, visto che la utilizzi a casa, com'è che si trova quest'acqua? Ah, beh, certo, purtroppo, nel senso che per i normali clienti, purtroppo non è in grande distribuzione, quindi non si trova al supermercato. La si può trovare diciamo, nel loro sito si possono trovare i contatti per averla a casa, perché offrono un servizio di porta a porta. E poi ovviamente nei ristoranti stellati, comunque nelle location esclusive, diciamo. E sono le bottiglie sono sempre tutte di vetro, Sì, utilizzano solamente vetro, quindi niente plastica, diciamo che è quindi un può ambiente. prendere, cioè le vengono a riprendere quando tu le. Ok, quindi in realtà è comodo, è un servizio molto comodo. È un servizio comodo, assolutamente. Direi che ora possiamo anche preparare il drink. Dai, prepariamolo perché Tu hai già la tua ecco. tu hai già la tua acqua di pomodoro pronta, Io ho l'acqua giusto? di pomodoro pronta Perfetto. e mi sono accorta di non aver preso il ghiaccio. Scusate, prendo il ghiaccio nel freezer. Aspetto. Eccomi, perché per non lasciarlo fuori prima l'avevo rimesso via e poi, vabbè, procediamo. Allora, io ho un bicchiere highball non tanto capiente, quindi metterò circa 100 ml del mio preparato. Il tuo lo vedo un po' più capiente.
Quale vuoi che usi? Guarda, quello che hai nella mano sinistra, Questo. esatto. No, allora no, è la destra. Allora, Lo questa specchio confonde. è la destra. Ok, Esatto. allora usiamo questo. Cos'è quello? Sì, anche tu puoi Vai. andare bene con 100 ml. Ok. Ma devo mettere già il ghiaccio o no? Sì, tu mettilo già nel bicchiere il ghiaccio e aggiungi man mano gli ingredienti, che sono appunto 100 ml di acqua di pomodoro. Allora, scusa, non ho sentito quanta acqua di pomodoro. 100 ml. 100. Tu sai che io uso il misurino dello sciroppo, eh? Benissimo. Della tosse, perché questo abbiamo. Ok, quindi tac. Voilà. Ok, ci siamo. Forse ci vuole ancora un cubetto di ghiaccio. Sì, puoi aggiungere in realtà anche un altro goccio di acqua di pomodoro, magari un misurino ancora. Ancora. Allora ci voleva tutta. Ok, avevo fatto la dose giusta, allora dai. E poi aggiungiamo 30 ml di gin. Gin. Vediamo Ah, cosa. ecco, prima mi chiedevano che gin consigli di usare. Ma allora, diciamo che Col essendo un drink. pomodoro e con l'acqua. Allora, io avevo questo a casa, quindi Ok, allora, essendo io un fan del London Dry, per qualsiasi cocktail quasi a base gin utilizzo quello. Perché è il più secco, è il meno dolce, il più, diciamo, dritto tra i gin come tipologia. E poi c'è anche da dire che essendo un drink molto speziato, ricco di aromi, quasi non ha, come dire, prevale sul distillato e quindi non lascia scampo a tutte le sue botaniche, se no vuol Ok. dire questo. Mettiamo 35 ml. Sì. Io che ho un bicchiere che non me lo consente, lo raffreddo nel mio mixing glass. Ok. Quindi adesso diamo una girata. Sì, una girata in modo tale che gli ingredienti siano ben amalgamati. Altro coso. Ok. Tu lo puoi già bere, volendolo puoi guarnire con una fogliolina di basilico. Vai. Faccio subito un bel. Io lo verso nel mio bicchiere. E ho qua il mio Vladimir. Guarda un po'. Perfetto. Allora provo, eh. Puoi assaggiare. Lo assaggio anch'io. Si sentono tanto le spezie presenti, è molto, Sì, come però dire, è orientale, no? Come sapore. freschissimo, molto fresco, molto dissetante e ecco, è adatto a chi non ama il cocktail dolce. Ecco, questo è proprio. Sicuramente non è un drink dolce. È la diversità che comunque c'è tra il classico Bloody Mary e questo. È che chi non ama il Bloody Mary per quanto riguarda il suo corpo, qua sicuramente non ne trova così tanto. Trova l'aroma, ma lo trova molto più facile da bere. Molto raffinato, devo dire. Questo è uno di quei quattro highballs che noi serviamo. È a base vodka e con un gusto di whisky che gli dà la nota affumicata. Noi lo prepariamo sul momento, appunto, e lo imbottigliamo per il Ah, tasting ok, room. quindi chi non l'ha fatto a casa, a Chi lo fa parte sbagliando che doveva farlo, però può assolutamente venire a prenderlo da te. Sia sì. trasporto sia delivery. Assolutamente. Ok. Mi chiedevano se va bene anche per passeggiare, cioè da mangiare, da bere mentre si mangia. Allora, io
seppur sia un amante del vino, sponsorizzo tanto i cocktail durante il pasto. Di conseguenza ti dico di sì, ad esempio questo drink lo vedrei benissimo, ho abbinato in assonanza di gusto a una bruschetta con pomodoro e basilico, magari anche a una caprese, quindi con anche della mozzarella, altrimenti una bella tartina con del burro e un'acciuga, che ha una nota molto sapida che va a sposarsi con quelle già presenti nel drink. Buono, è già fatto. Voglia il pomodoro non ultimo, si può anche ovviamente associare a una buona pizza. Ecco, giusto. Mi chiedono invece del gin, voi lo proponete con la vodka, eventualmente si può fare anche con che cosa? Allora, questo drink è estremamente versatile. Io anziché mettere il gin, io te ovviamente, anziché mettere il gin, in questo caso avremmo potuto utilizzare del tequila, del mezcal, se fossi stato un amante delle note speziate e minerali, magari anche un goccio di whisky, ovviamente con le dovute proporzioni, certo, con sia uno scotch oppure no, per non renderlo diciamo troppo. Che possono un po' giostrarsi sono gin, tequila e vodka, giusto? Assolutamente sì. Ok, assolutamente. Guarda, mi chiedono un velocissimo recap degli ingredienti. Ok. Pomodoro. Lo fai tu, lo faccio io. Fallo tu, guarda, così io non rispondo. Pomodoro, basilico, aceto, giusto, zucchero, curry e wasabi, sale e pepe, okay, un goccio di salsa di soia. Ecco, ovviamente okay, diamo un po' di lunghezza al tutto con 200 ml di acqua. Di acqua, ok, di acqua, noi abbiamo usato l'acqua Valverde. Allora, si frulla tutto. Si fa un doppio filtraggio, non fate come me che ho fatto il filtraggio unico con colino e carta ed è da stamattina che filtra. Per esatto, quello è un po' lungo. È un po' più lungo. Doppio filtraggio e si ottiene quest'acqua di pomodoro che poi si mescola direttamente nel bicchiere raffreddato insieme all'alcol. Ok, e poi si decora magari un po' meglio di come ho fatto io, però con una foglia di basilico. Quindi e su questo ci siamo. Allora, abbiamo fatto un cocktail con l'acqua naturale. A questo punto ti chiederei di farne uno, questo molto semplice, con l'acqua frizzante. Perfetto, sì. Te lo faccio subito. Allora, così su due piedi ti dico che un Collins potrebbe fare al caso nostro. Un Collins, ok. Visto che abbiamo il gin a portata di mano, lo riutilizziamo. Esatto. Ci dobbiamo procurare dello zucchero nuovamente. Io ovviamente ho dello sciroppo. Sì, ce l'ho, pensa, incredibile. Fantastico. Ce l'ho. Perfetto. Succo di limone, gin e appunto l'acqua frizzante. Ok, va bene. Prendo anch'io i limoni e arrivo subito. Dai, benissimo. Allora, per chi sta seguendo la ricetta, naturalmente le dosi le ritroverà riguardando la diretta su Instagram TV. Ecco, lui è tornato con gli ingredienti. E poi troverà la ricetta sul nostro sito. Vai Carlo, vai col Collins. Allora, facciamo tutto in diretta, quindi spremiamo il succo di mezzo limone per avere più o meno 25 ml di succo di limone. Ok. Che andiamo a mettere nel nostro bicchiere highball. Ok. Dopodiché. Io l'ho preparato prima, l'ho filtrato. Hai fatto bene, io l'ho fatto un po' più naturale. Vedi? Giusto, ma è giusto che noi siamo così, quindi via. Allora, succo di limone. E poi aggiungiamo circa 15 o 20 ml di zucchero a seconda del grado di dolcezza che vogliamo ottenere, nel senso okay, se vogliamo un po' più fresco dissetante, stiamo più bassi intorno ai 15 con lo zucchero, se vogliamo un po' più piacevole ne mettiamo 20 ml. Va bene, sono andata un po' abbondante, te lo devo dire. Ok,
Dopodiché abbiamo detto che è un Collins a base gin. Ok, quindi torniamo con il gin. E mettiamo 40 ml di gin. Ok. Ok. Possiamo fare un piccolo assaggio, nel senso che mescoliamo quello che abbiamo all'interno del bicchiere e vediamo se anche non raffreddato al gusto. Questo gesto molto ormai non ma no, provo, i miei sono cattivi che vanno buone solo perché sono ben guidata da voi, da grandi barman, ecco perché. Ok. E metterci del ghiaccio, ovviamente. Ghiaccio. No. Perfetto. Sì. Allora, questo bicchiere è un po', non ha la forma adatta, cioè il ghiaccio è rimasto. Fra un po' si scioglierà e scenderà, dai. Vedrai che non appena metti l'acqua un po'... Infatti. ...è sul fondo. Ecco. E lo completi con appunto acqua frizzante. Fino a... Sì, sino a colmare, esatto. Così va bene, ora dai una bella mescolata. Ok. 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 E lo possiamo guarnire con una fettina di limone. Fettina di limone. Esatto. Naturalmente biologico, perché si usa sì, anche... Se mettiamo un ingrediente all'interno del cocktail, deve essere quantomeno non trattato. Certo. Nel senso che è chiaro che se avesse delle sostanze non troppo salutari, si ripercuoterebbero all'interno del drink. Quindi in questo caso bisogna acquistare, come facciamo noi, dei limoni non trattati. Non trattati. Ok. Ecco, questo qua facilissimo. Questo rapidissimo. È facile, veloce e estivo. E qua la bollicina si sente proprio super rinfrescante. Esatto, è un drink appunto molto estivo, rinfrescante, praticamente una limonata alcolica. Esatto, sì, ma delicatamente alcolica, no? Non è troppo... Sì. Mi chiedono anche con questo che cosa si potrebbe abbinare da mangiare. Ma allora, con questo io su due piedi ci abbinerei del pesce, quindi in contrasto con l'acidità del limone che tende a ripulirci la bocca, certo. A grassare la patina grassa del pesce. Quindi possiamo usare un pesce come il salmone, anche qua un'acciuga che hanno, oltre alla sapidità, anche una, certo. Un livello di grasso ovviamente buono, sì. Abbastanza alto. Altrimenti potrei ma un perché no, anche in realtà della carne, nel senso che stando sempre in tema aperitivo ti direi un toast potrebbe essere a giusta compagnia questo cocktail, o magari non lo so, della carne salata. Mm-hmm. Un po' va a sposare la freschezza, il contrasto con la freschezza del drink. Infatti, freschissimo. Va bene, allora, scommetto che tu adesso hai già delle persone che sono lì, che bussano perché vogliono almeno recuperare un cocktail lì al bar, giusto? Avete già aperto? A che ora aprite? Fra poco? No, abbiamo in realtà aperto alle 18, quindi siamo già operativi. Cioè, operativi. Nel background c'è il mio collega che okay. Mi sostituisce, che è operativo all'ingresso. Ok, quindi chi ci sta ascoltando, se ha voglia di andare a bere un cocktail, può andare al The Spirit a prendere un takeaway di
assolutamente. Delle cose siamo... che ha preparato prima anche. Assolutamente, sì. siamo operativi per il momento dal giovedì alla domenica con il servizio takeaway e delivery, e poi negli stessi giorni, a partire dal 4 giugno, saremo ben lieti di accogliere nuovamente i clienti anche all'interno e nel nostro dehors all'esterno. Ah, ok. Quindi dal 4 giugno si potrà entrare. E ci sono delle regole che è bene che sappiamo subito tutti? Ci sono delle regole, sì, come si è potuto leggere in questi giorni. C'è ovviamente l'obbligo della mascherina che, certo, che è obbligatoria per l'ingresso all'interno del bar. Per noi esercenti è obbligatorio raccogliere i dati legati alla temperatura del cliente che vuole accingersi a entrare. Quindi voi misurate la febbre a tutti. Ok. Esatto, va bene. Un termometro ovviamente non invasivo, quello laser. Sì, sì. E niente, la mascherina si può levare solamente nel momento in cui ci si siede al banco o al tavolino per consumare i drink. Per tutto il resto del tempo, quindi se ci si sposta all'interno dei locali, deve essere messa su. Okay. Ed è chiaro che nelle parti comuni esterne non si devono creare assembramenti, quindi le distanze di sicurezza devono essere mantenute sia all'esterno che all'interno. Scusa, ti chiedo una cosa, perché passa un commento che dice: peccato non siate a Modena. Ma voi il delivery lo fate solo a Milano o lo fate anche fuori Milano? Il delivery per il momento lo facciamo solamente a Milano. Peccato. Però non escludo che in un futuro potremmo espanderci. Ok, va bene. Allora, intanto accontentiamoci di quello che abbiamo. Chi ci ha seguito potrà prepararsi due ottimi drink a base di gin e acqua Valverde naturale e gassata. E speriamo invece di poter presto incontrarci a distanza, naturalmente, ma lo spero presto davvero di poter venire al The Spirit. D'accordo. Grazie mille, ciao. Carlo, di essere stato con noi. Grazie a te. Buon lavoro. Allora. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti voi che siete stati, che ci avete seguito in questo appuntamento. E lancio l'appuntamento della prossima settimana, che sarà giovedì alle 18.45, quindi un nuovo orario, e sarò in compagnia di una bar lady, quindi mi raccomando, non mancate. Grazie a tutti e buon fine settimana. Ciao!